Il computer potrà rivoluzionare in senso scientifico-logico i nostri linguaggi? Rispondono lo psicologo Vittorino Andreoli e il cibernetico Silvio Ceccato. Mi pare che ci sia oggi veramente un uso indiscriminato di termini che per alcuni hanno un contesto, diciamo, concreto, per altri hanno un contesto simbolico e vengono usati in una maniera indiscriminata, per cui è terribilmente difficile la comunicazione. Sono più delle liturgie verbali che dei rapporti di comunicazione precisi. Ora mi pare che un computer potrebbe in questo intervenire con dei controlli e renderci maggiormente, spingerci ad una maggiore autocritica nell'uso di una lingua che, diventando più propria, faciliterebbe anche maggiormente le comunicazioni, che so io, tra me e te, tra me e lui. Credi? Non credo neanche questo, perché quella lingua propria, cioè la lingua della misura, c'è, certo migliorerà, ma c'è. Ma l'altra non è, la difficoltà di comprensione non nasce da un uso non univoco di quei termini, nasce dal fatto che quei termini, proprio in un uso univoco, rappresentano le nostre differenze. Fare il caso del pesante e del leggero. Il pesante e il leggero non sono legati al numero di chili. Dire che c'è, non so, un bue pesante vuol dire una certa cosa, una valigia pesante vuol dire 15 chili, un gattone ben pesante vorrà dire 5 chili. Quindi non è che il pesante e il leggero deve essere legato a un particolare oggetto e a un particolare uso che io faccio di quell'oggetto, l'alzare la valigia. Quindi non vuol dire niente. Il fatto che il bambino mi dica guarda che pesante, non la voglio portare. Guai se non mi dicesse, se mi dicesse leggera, perché non esprimerebbe quello che esprime dicendo che è pesante. La macchina non c'entra niente in tutto questo. Se la macchina ci somigliasse, avrebbe a sua volta, nella sua originalità, un suo modo di parlare, che può essere non il mio, non il tuo e non il suo. Un altro punto invece importante è che chi cerca o cercherà o cerca di costruire delle macchine che parlano e quindi che pensano e quindi che hanno tutti i contenuti mentali, è costretto a sapere tante e tante cose sul pensiero e linguaggio da rivoluzionare qualsiasi filosofia e qualsiasi linguistica. Cioè, allora abbiamo il computer come modello e come rederazione. Se tu sai come facciamo noi, ripeti l'operazione, e se non lo sai, sta zitto.